Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo 11, dal versetto 27 e seguenti, leggiamo: Con quale autorità fai queste cose? I nemici di Gesù vogliono ucciderlo, ma temendo la folla mirano a screditarlo. Non hanno l'umiltà di ascoltarlo e di riconoscere i segni evidenti da lui compiuti. Gesù dice loro: Vi farò anch'io una domanda e se mi risponderete vi dirò con quale parole lo faccio. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ma gli accusatori non rispondono e così nemmeno Gesù risponde alla loro domanda. Potremmo dire: poveri scribi, poveri anziani, non riescono ad ascoltare la voce che parla al loro cuore indurito. Mossi da logiche opportunistiche, cercano soltanto i loro interessi. Non riescono a trovare una risposta che soddisfi lo scopo per cui hanno interrogato Gesù e scelgono di non scegliere, cioè di non rispondere. Questa è la scelta peggiore, è scritta nella loro frase: non lo sappiamo. Con la loro risposta, scribi ed anziani hanno chiuso la porta a Cristo. Costoro conoscono le scritture, sanno che il Messia deve venire, lo hanno davanti, eppure lo negano con forza. Ciò che accadde a Gesù accade ancora oggi davanti al suo Vangelo. Molti fingono di cercare delle risposte, ma in realtà non cercano la verità, fanno solo finta. Mettersi in cammino, andare in cerca di Lui, e non è un percorso facile, richiede sincerità e fiducia. Unica lampada ai nostri passi è sempre la parola di Gesù, che va letta, riletta, masticata, assimilata e senza facili scappatoie, senza semplificazioni. Se accogliamo la parola di Gesù, lo incontriamo e saremo nella pace. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.